oltre 200 partecipanti al presidio pro-Palestina che venerdì pomeriggio si è tenuto a Pesaro in un piazzale collenuccio blindatissimo dalle forze di polizia. Il sit-in è stato organizzato da collettivi, spazi popolari e attivisti. I partecipanti hanno voluto dar voce alle proprie opinioni sul conflitto in corso tra Israele e Hamas e sulla tragedia umana che si sta consumando a Gaza. Il presidio si è svolto con tanto di cartelli, bandiere, striscioni, kefia e interventi, senza incidenti e momenti di tensione. La striscia di Gaza è una striscia, la parte più popolata del mondo, nello spazio di terreno di 8 km di larghezza per 42 km di lunghezza, che tiene 2 milioni e mezzo di popolazione, maggior parte, l'80% di loro sono profughi originari dall'attuale Israele, quindi profughi che hanno il diritto a lottare per tornare nella loro patria, loro vengono considerati terroristi che non combattono per la patria ma fanno la guerra giusto per farla contro Israele e sono chiusi a cielo aperto. Non hanno niente. Israele ha dichiarato, il primo ministro, che lì a Gaza non entra più niente, non funziona più niente, né acqua, né gas, né luce, né niente, né medicinali, né sale passaggi. Hanno bombardato il ponte di passaggio con l'Egitto e la gente adesso sta subendo le conseguenze. Io sono palestinese, sono originario di Gerusalemme e quindi, se figuri, sono più vicino a Betlemme che a Gerusalemme, però sotto Gerusalemme, araba parlando, e quindi io con Gaza ho soltanto il piacere di avere quella terra che combatte tuttora contro Israele, combatte, tendo a dire, contro il sionismo di Israele e ciò che fa Israele contro i palestinesi. Sono qua per cercare di dare voce al popolo palestinese, che al quale è stata negata voce, è stata negata la possibilità di vivere semplicemente perché gli è stato tolto tutto, vengono bombardate le ambulanze, vengono bombardati semplicemente anche le case dove vengono accolti i Gazawi che rimangono per strada, si ritrovano per strada fuori dai palazzi perché sono la prima cosa che bombardano per paura di morire e rimanere senza nulla, ma perché si ritrovano per strada ad aspettare la morte, solo questo. Noi siamo qua per non sminuire, come magari fanno i media italiani, né le morti israeliane né le morti palestinesi. Qui siamo per dire che la vita ha lo stesso valore per tutti ed è importante ricordare che i palestinesi non sono di classe B e stanno lottando una guerra che va avanti da 75 anni e non è cominciata sabato, purtroppo. Noi siamo qua per manifestare solidarietà ad un popolo che in questo momento è praticamente imprigionato in un grande campo di concentramento a cielo aperto, a cui sono bloccati i viveri, i rifornimenti di gas, di elettricità. La striscia di Gaza è in questo momento completamente al buio e, come ha affermato la stessa stampa di Torino, quindi non giornali sospettabili di simpatie filo-palestinesi, in questo momento Israele sta condannando 2 milioni di persone a morire di fame e di stenti. Questo crediamo sia una forma essa stessa di terrorismo, perché mira a colpire direttamente la popolazione civile, e noi chiediamo che questo massacro cessi il prima possibile e venga ripristinato il diritto internazionale. Siamo chiaramente contrari ad ogni forma di attacco indiscriminato ai civili, non sosteniamo le posizioni di Hamas, ma pensiamo che sia comunque necessario, per raccontare quello che avviene nella striscia di Gaza, contestualizzare, parlare di che cosa significa vivere a Gaza, di che cos'è Gaza, cioè il più grosso carcere a cielo aperto, dove quotidianamente chi ci vive è sottoposto a vessazioni, arresti indiscriminati, a morte, perché poi i massacri sono all'ordine del giorno. Meno di 2 anni fa eravamo qua in piazza, sempre a Pesaro, per parlare di quello che accadeva nei territori occupati illegalmente da Israele, a Sheikh Jarrah, per quella che era appunto la politica criminale colonialista di Netanyahu. Ancora oggi siamo qui per dire che è importante il contesto, è importante raccontare quello che subisce il popolo palestinese da sempre.